siamo qui con il mister del Galacticus. Com'è andata questa prima partita? È stata una buona partita, abbiamo vinto 5-3 con una buona squadra. E poi comunque ci siamo divertiti, questo è un torneo secondo me organizzato molto bene, e quindi l'importante era divertirsi. Poi è chiaro che nel campo si va sempre per fare una buona prestazione, anche se sono dei tornei diciamo amatoriali tra virgolette, perché vedo squadre molto attrezzate sia nel nostro girone che nell'altro, quindi penso che la lotteremo fino in fondo. Che previsioni hai per la prossima? La prossima, adesso la prima è andata bene, buona la prima si dice. Nella prossima mancava Maldera, quindi abbiamo avuto pochi cambi. Io non mi ritengo un cambio, perché comunque sto più per la parte diciamo organizzativa. Per oggi è toccato giocare anche un po' per far rifiatare gli altri e niente, quindi solo aspettiamo Maldera che rientra per fare un proseguo molto più competitivo, rispetto, anche se oggi, ripeto, abbiamo vinto, però siamo stati un po' sottotono. Va bene, quindi buona la prima e un in bocca al lupo per la prossima. E crepi il lupo. Buona serata. Siamo qui in compagnia della squadra Guinness. Come è andata la partita? Purtroppo abbiamo perso 5-3, la prima è andata male, speriamo di rifarci alla prossima. E non ci aspettavamo di trovare un torneo così organizzato e così competitivo. E ci ha preso un po' alla sprovvista. Ma pensate che la prossima partita va cambiato qualcosa all'interno della squadra? Sicuramente il portiere, che sono io. Abbiamo uno più giovane che chiaramente ci aspettiamo che ci dia qualcosa in più rispetto a quello che posso dare io. Ho dato l'esperienza, però poi chiaramente manca la reattività, mancano altre caratteristiche che un ragazzo ha. Ma oltre al portiere, per la prossima partita cosa pensate che va cambiato? Sì, ci mancava un altro giocatore che per noi è fondamentale, Marco Petrassi, che oggi non è potuto venire per un impegno personale ed è un elemento fondamentale per la nostra squadra e la sua mancanza si è sentita concretamente. Speriamo di averlo già con la prossima. Vabbè, allora vi faccio un grande in bocca al lupo per la prossima partita e una buona serata. Grazie, buona serata a voi.